Oggi un video recensione. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina reale. Oggi sono senza ombretta perché oggi è un video recensione. Parleremo di un elettrodomestico che non può mancare nelle vostre cucine. Cosa state pensando? Al mixer? Al frullatore? Sì, è proprio questo, la macchina del gelato. Avete proprio indovinato, è una macchina del gelato che ci è stata mandata da Amazon. Volevamo una macchina del gelato veramente da tanti anni. C'è stata l'occasione, quindi abbiamo preso questa bellissima macchina del gelato di cui ora vi andiamo a parlare. Seguite la recensione, spostiamoci di là. Oggi faremo la recensione della macchina per il gelato che ci è stata spedita da Amazon e parleremo della Koenig HF320 che vedete qua in tutto il suo splendore. Una macchina autorefrigerante in acciaio inox esternamente che non ha bisogno di nulla se non degli ingredienti per fare un ottimo gelato. Vi do subito qualche informazione. Allora, è una macchina la cui potenza è 180 watt. Il cestello al suo interno è 2 litri, quindi ne fa una delle macchine di fascia intermedia come prezzo con la capacità maggiore. Le dimensioni sono 42 cm per 29 per 21,5 di altezza. Potete vedere la macchina è interamente in acciaio inox, ma andiamo a vedere un po' di cosine. Allora, la macchina arriva naturalmente con la sua scatola. All'interno possiamo trovare il libretto di uso e manutenzione in diverse lingue. L'italiano, ahimè, purtroppo è l'ultima lingua del manuale. È spiegato tutto quanto, la manutenzione, i programmi, eccetera, eccetera. Ci sono anche delle brevi ricette per fare il gelato. Poi troviamo un misurino in plastica, il fai palline per il gelato in plastica. Questo è quello che troviamo all'interno della macchina. Andiamo ad esaminare la macchina. Abbiamo un coperchio in plastica con un portellino per ispezionare il gelato e inserire gli ingredienti prima e durante la preparazione del gelato stesso. Poi la pala del gelato, che è in plastica, però come potete vedere è una pala abbastanza solida e ben fatta, e da notare anche queste due parti della pala che sono inclinate. Come potete vedere sono inclinate, queste servono a raschiare naturalmente il gelato che si va a formare sotto e quindi per mescolare e amalgamare meglio il tutto. Il cestello è in alluminio e la cosa bella di questo cestello è che è estraibile oltre la capacità di 2 litri, che ne fa una delle macchine con una capacità tra le più elevate. Con questa macchina potete preparare il gelato per 5-6 persone. Andiamo a vedere come funziona. Rimettiamo tutto quanto a posto, quindi mettiamo il cestello, mettiamo la pala, mettiamo questo, chiudiamo, facciamo una simulazione. Come vedete qua c'è il nostro schermo LCD, tre pulsanti, start e pause, menu, power, e la manopola che ci serve per aumentare o diminuire i tempi. Si accende col tasto power e come vedete ci compaiono già i tre programmi che possiamo selezionare. Gelato, ice cream, il tempo che ci dà sono 60 minuti, in questo caso possiamo solo diminuire e non aumentare il tempo per il gelato, riportiamo la 60. E col tasto menu noi possiamo cambiare la funzione, quindi in questo caso siamo passati a cooling only, quindi solo freddo. Possiamo aumentare in questo caso e possiamo anche diminuire il tempo. Mettendo la macchina in questa modalità, la macchina non farà girare le pale, ma bensì terrà fresco comunque il nostro gelato. Premendo di nuovo il pulsante menu, scendiamo verso l'ultima opzione, mixing only. Qua possiamo aumentare i tempi e diminuire naturalmente il tempo della rotazione solamente delle pale. Per fare partire poi tutti i programmi basta premere il tasto start. In questo caso la macchina parte. Questo è il rumore che fa la macchina, quindi non è un rumore eccessivo.
se abbiamo dimenticato qualche ingrediente, basta premere il tasto pausa, quindi lui si blocca, continua a refrigerare, nel frattempo si fermano le pale e possiamo aggiungere l'ingrediente. Possiamo a questo punto anche riportare il tempo a 60 minuti. Se poi vogliamo spegnere la macchina, basta premere il tasto power e la macchina si spegne. La cosa importante di questa macchina è che durante la preparazione del gelato, se il gelato dovesse diventare troppo duro e quindi mandare la macchina in sforzo, la macchina si ferma automaticamente e si mette in protezione. Che dire di questa macchina? Il prezzo di questa macchina è 225 euro su Amazon. Vi mettiamo i link di riferimento qua sotto nel box informazioni. Noi ve la consigliamo perché comunque sia è una macchina che fa un buon gelato e presto vedrete la ricetta sempre qui su DeoCorenaK. Quindi date un'occhiata al sito se state cercando comunque una macchina del gelato per quest'estate o per la prossima estate, o comunque un buon regalo da fare per qualcuno a cui tenete veramente. Quindi la macchina del gelato sta tornando di moda, approfittate di questa recensione e noi ci vediamo di là. Bene, avete visto com'è bella questa macchina del gelato, questa Koenig? È una via di mezzo tra le varie marche, comunque tra le varie fasce di prezzo delle macchine del gelato. Quindi non è troppo costosa, non è poco costosa, è una via di mezzo che comunque riesce a soddisfare le esigenze di una famiglia. Con questa macchina del gelato riuscirete sicuramente a fare un gelato per 4-5 persone, perché il cestello è veramente, veramente bello grande. È sicuramente molto semplice da usare. Per l'estate è sicuramente un elettrodomestico che non può mancare nelle vostre cucine. Se non avete una macchina del gelato e se vi serve una macchina del gelato, correte, qua sotto c'è il link di riferimento. Se magari vi interessa proprio questa, potete cliccare e andare direttamente su Amazon. Benissimo, e quindi dal vostro Gabriele e anche da Umbretta, che qui oggi non c'è, è tutto. Un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, scusate, ci vediamo sì sulle vostre tavole. Ciao ciao.